È mancato solamente il gol. Io credo che anche Maurizio Nassi ha avuto due occasioni importanti, il portiere ha fatto delle grandi parate. Credo che tutte e due le squadre al secondo tempo hanno pagato questo campo molto pesante, molto allentato, però devo dire che io sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. Fino al 95esimo hanno attaccato con grande caparbietà, con grande voglia di vincere la gara. Avevamo di fronte una squadra che sicuramente sarà protagonista per questo campionato. Noi abbiamo fatto la nostra partita, cresciamo partita dopo partita. Io sono molto ma molto contento dei ragazzi e oggi abbiamo messo un altro mattone per costruire questa nostra grossissima base per il futuro. Quando vedo che il Gladiator viene in un campo neutro contro il Gela e fai 5 dietro e perde tempo, devo dare atto ai miei ragazzi che significa che questi ragazzi stanno dimostrando di avere una forza. Io sono contento di questo. Credo Maurizio ha fatto una grandissima partita, è un ragazzo generoso, un ragazzo che ci sta dando grande profondità, ha avuto due bellissime occasioni, il portiere gli ha fatto una grande parata. È un piacere allenarlo perché è sempre il primo a essere con il primo davanti al gruppo. È stata una sostituzione tattica, ho visto che la difesa avversaria soffriva un po' la velocità, era sulle gambe, un campo allentato, ho messo tre veloci per sfruttare la rapidità di Bonanno e di Montalbano, ma non è una sostituzione penalizzante, è una sostituzione tattica, non è che un giocatore viene sostituito perché non ha fatto bene, anzi io sono felice e contento della prestazione di Maurizio. Tanti assenze nella sua squadra, una partita con comunque un non pareggio meritato, entrambe le squadre, è stata una bella partita tra due squadre che non ci stavano a perdere in un campo che ha reso difficoltoso la giocare soprattutto a pallone. Niente, ha detto bene, un pareggio meritatissimo, volevo rimarcare la grande prestazione della mia squadra. Al di là delle assenze, a me non piace parlare delle assenze, vi dico la verità, sono sincero, alla fine abbiamo questa trasferta è stata una traversata nel vero senso della parola. Siamo partiti e verso l'una poi si è rotto un pullman, siamo stati 4-5 ore fermi, e, insomma dovevamo fare rifiniture, non l'abbiamo fatta. Questi ragazzi oggi mi sono piaciuti perché sono stati più forti delle avversità climatiche, più forti degli infortunati, più forti di ognuno. Di meglio non potevo chiedere, finendo poi con qualche under in più. A onor del vero non piace a me attendere, sono sincero, perché però a volte si deve fare di necessità virtù, insomma alla fine mancando, è ovvio, qualche giocatore, tu devi opportunamente che devi cambiare modulo. Domenica scorsa siamo stati condannati e mi dovete credere da infortuni.